Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso episodio abbiamo fatto la conoscenza di una ragazzina Wasabi qui ai Ghiacci Candidi e ci ha detto che se vogliamo prendere il suo Breviary per aiutarci poi nella missione contro Avalugg dobbiamo inseguirla. E ci ha portato al Tempio di Puntaneve e dobbiamo inseguirla un altro po', però dobbiamo risolvere un enigma a quanto pare. E l'enigma sta nel guardare la posizione delle statue. E queste statue, a detta del tizio lì fuori, hanno un disegno sopra. Ma io non ho capito. Esamina. Un disegno che richiama la roccia? No, allora senti, non cominciamo subito, eh. Voglio capire bene cosa fare. Tu mi disturbi un pochino. Abbiamo un disegno che richiama la roccia, un disegno che richiama la roccia anche qui. Questo che richiama il ghiaccio. Devo portarmi dei Pokémon per ogni tipo, vero? L'acciaio. Ok. Pare che là però si possa salire. Ah no, ma questi sono i reggi, non c'entra niente, io devo salire. Anche qui abbiamo dei disegni. Abbiamo Arcanine, se non sbaglio. Dialga e Palkia. Heatran. Un altro Heatran. Fione, Breviary e Arcanine. Non so se significhi qualcosa, ma penso di sì. Comunque sia, questi qua sono i reggi, non c'entra niente, devo andare sopra. La mia missione è sopra. O qua dietro. Ma io provo ad andare sopra. Ok. Si sembra che debba andare sopra io. Oh. Ah, devo proseguire dritto però. In base a come indicano le statue. Giusto? Ghiaccio, roccia, acciaio. No, qui è dopo allora. Nella porta ci sono incastonati tre pannelli con tre disegni. Lì dove si poggia lo sguardo della statua. Quale pannello vuoi premere per primo? Roccia. Adesso quale? Ghiaccio. E poi acciaio. Ah, ok. Quindi qui sono in maniera differente. Ah, sono roccia, acciaio e ghiaccio. Va bene, ho capito. Allora, roccia, acciaio e ghiaccio. Eccolo qua. Quindi non era come le statue che erano sotto, ma come le statue che sono qui. Ho capito, bene. Quindi sono altre due volte devo farlo. Stando a quello che c'era sotto. Perché ce n'erano tre sotto. Quindi tre devo farne. Il primo era qui. Ma, beh, non è troppo difficile come indovinello, dai. Allora, qui non c'è nulla ed è ghiaccio. Questo è roccia. E questo acciaio. Ghiaccio, roccia, acciaio. Ghiaccio. Allora, ghiaccio, roccia, acciaio, ghiaccio. Era finito. Quattro ce n'erano? Cosa? Erano quattro? Ah, di qua. Ah, non ho visto questo. Quindi ghiaccio, roccia, acciaio, roccia. Ho capito. Allora, sono ghiaccio, roccia, acciaio, roccia e ghiaccio.
Sì. Mi sembrava strano infatti che uno puntasse in una direzione totalmente diversa. Qua sarà ancora più complicato. Quindi si parte da qui. Allora, no, da dove si parte? Fammi vedere. Da questo si parte, vero? Sì. Abbiamo acciaio. Ghiaccio. Poi abbiamo questo. Che cos'è? Ghiaccio. E acciaio. E l'ultimo è roccia. Allora, andiamo con acciaio. Ghiaccio, roccia, ghiaccio, acciaio e roccia. Bene. Ok, pensavo non si aprisse, si era un attimo fermato. Ottimo. Ok, questo era un po' più lungo, uno basta che se li scrive, se non se li ricorda tutti. Galleida addirittura. Kirlia. Mannaggia Gallade. Combattiamo, che livello è? Settanta? No. No, 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 scappa, scappa, scappa. Non è il caso. Allora, questa Kirlia. Beh, vabbè, mi scappano. C'hanno paura. Allora, proseguiamo. Aspetta, se c'è qualche altra Kirlia. No, c'è solo Wasabi. Vabbè, quindi qua ci stanno le Kirlia. Marals? Chissà. Ce l'ho fatta, eh. Ah, perché riesci sempre a raggiungermi? Così il gioco finisce subito, che noia. Io poi ti ridichiaro veggenza. Lo sapevi, no? Te l'ho detto di sì, che lo sapevo. In una premonizione ho visto te che planavi nel cielo in groppe a breviary. Sarà proprio vero? Farai in modo che lo sia. Non è potere di influenzare il futuro, ma una cosa è certa: volare con Bravery non è mica tanto facile. Se ci tieni tanto a volare, dimostrami di essere così forte da meritarlo. Ci stai? Volentieri. Preparati, ti toccherà affrontare Rhyperior, Magmortar e Electivire. Tutti e tre insieme! Ma tutti a 50? 30 e 30. Oh mio Dio. Psichico? Ah, insomma. Ah, ma si guardano attorno quei due. Ok, allora uno posso farcela. Forse sono un pochino più addomesticati, diciamo. Cioè, tutti e tre insieme non è facile, voglio dire. Vai, Machamp. Sì, perdo un po' di difesa, ma non fa nulla.
Almeno la finiamo subito. Beh, guarda, pensavo tutti quanti a 50 o 40, 45, insomma. Fine dell'inseguimento e fine della sfida. Hai vinto tu. Peccato però che Bravery voglia prima conoscerti un po' meglio. Avanti, inseguimi fino in cima. Ai ai ai, ragazzina, ragazzina. Oh, eccoci qui. Ma scusami. Ah, esci, non avevo notato, mamma mia. Dico, cos'è uno scalino? Uela, la Peppa. Wow. In effetti noi non saremo mai in cima al Tempio di Nevepoli. Ma cosa? Si può salire ancora? E che ci vai a fare qua su? Niente, è così, tanto per. Mamma mia. E vabbè, voliamo. Si potrà cascare da qui? Quanto pare, sì. Wow. Ok, ci siamo. Bello. Bravery, a te l'onore di mettere alla prova la forza di Link. Pure! Va bene. Guarda, non ci andrò tanto leggero. Ecco. Ma neanche lui a quanto pare. Ah sì, ho Gabite con me perché voglio farlo evolvere fino a farlo diventare un Garchomp. Ah, ci picchiola! Bravery ha perso. Che rabbia. Comunque giocare a guardia ladri è stato uno spasso, quindi me ne posso tornare a casa. Ehi! Scherzavo, scherzavo. Dai, suoniamo il flauto insieme. Bene. L'astracielo. E questa la leggo subito ora. Grazie Wasabi. Ah, ma era Damon. Non avevo letto il nome. Di niente. Tanto credo che Bravery si diverta a svolazzare qua in là con Link. Bah, meglio così allora. È una buona premessa per un mondo in cui esseri umani e Pokémon si sostengono a vicenda. Però è strano, nel posto in cui catturiamo, o meglio ci facciamo amico, Ursa Luna, che è del Team Perla, c'è l'accampamento del Team Diamante, e qui che c'è l'accampamento del Team Perla ci facciamo un Pokémon che è amico del Team Diamante. È un po' strano, Però, non importa. Chissà perché i fulmini dello squarcio spazio-temporale fanno perdere il controllo ai Pokémon regali. Sarà perché il Sommosinno è in collera? O è un modo per metterci alla prova? Se si tratta di una prova, allora lo squarcio dovrebbe richiudersi dopo che avremmo placato Avalug, no? È l'ultimo re ancora in collera. È strano però che chi si sta dando di più da fare per questa presunta prova non siamo noi abitanti di Hisui, ma tu, un membro del Team Galassia. Che fai, tirare da cervellone? E da quando in qua hai un cervello? Chiudi il becco, tu. Hai presentimento che i tempi stiano cambiando, tutto qui. E a provocare questi cambiamenti sei tu. Io la vedo così. In altre parole, sento che seguendoti, un giorno potrai incontrare il Sommosinno. Questi discorsi di Damon sono interessanti o una barba lunga 3 km? Chissà, eh? Comunque, Link, è ora di volare via con Bravery. Da un posto alto come questo può portarti ovunque e farti atterrare dove vuoi. Ehi, non scordati di andare a raccogliere ghiaccio perenne. Alla fine è per quello che avevi bisogno di Bravery, no? Mmm.
Quelli che vedi laggiù sono i blocchi di Avalug. Allora vai, prova l'ebbrezza di volare con Breviary. E quando vuoi tornare a terra, digli di iniziare la discesa e scenderà giù in picchiata. Interessante. Quindi devo andare a raccogliere quei. Bello. Scendi in picchiata, accelera. Devo atterrare sopra quel blocco gigante? Quanto pare. Ok, fatto. C'è anche del minerale duro. Esamina, mi sono compenetrato. L'archeo sfondo è un po' che non ci dava segnale. L'archeo sfondo sta reagendo a qualcosa. Ah, bene. Va bene. Frammento di corpo di un Avalug vissuto in tempi remoti. Finalmente ho conquistato la vetta! Oh, ma chi si rivede? Dunque ce l'hai fatta anche tu, eh? Vedo che ti sei procurato il ghiaccio perenne. Mi domando da dove venga il tuo ardente senso del dovere. Me lo domando anch'io. Consegni il ghiaccio perenne a Otis. Tanto di cappello, l'impegno che metti in quello che fai non è certo da tutti. Ho ancora i miei dubbi, ma farò i dovuti preparativi affinché tu possa affrontare Avalug. Raggiungici all'arena dell'iceberg. Vado a curarmi allora, eh. Mi raccomando! Non imitare quello che sto per fare. Un salto da questa altezza richiede un fisico temprato oltre ogni limite. Ciò detto, alla prossima! Ma guarda, anche tu, per quanto sei forte, ti spezzi le ginocchia. Non cattura eseguita. Ti spezzi le ginocchia. Devo arrivare qui. Allora vado a campo base. Però non è male volare con Breviary, eh. È abbastanza veloce. Quindi praticamente ora ho recuperato tutti quanti i Pokémon del Poképassaggio. Interessante, ma c'hai Telo. Ciao, Etelo! Si chiama Volo in giapponese. E anche in inglese, mi pare. Qual buon vento, caro Link! Non puoi immaginare che gioia mi dà incontrare un volto amico sui ghiacci candidi. Era venuto a consegnare delle danze sparitole come richiestomi dal signor Otis, e sono riuscito a strappargli delle informazioni su Avalug. Dimmi, ho suscitato il tuo interesse? Sono tutto orecchi. E come potrebbe essere altrimenti? Avalug, come ben sai, è il quinto Pokémon regale di Hisui. Quello che invece non sai è quanto sia incredibilmente sbalorditivo. Stando a quanto mi è stato detto, è in grado di tempestarti con blocchi di ghiaccio. Ma non finisce qui. Pare possa persino scagliare grosse stalattiti e creare cristalli glaciali da terra. Non trovi sia un po' troppo forte? Per la cronaca, Avalug dei tempi antichi potevano raggiungere 30 metri di altezza. Non trovi siano un po' troppo grandi? Non temere, le danze sparitole sono fantastiche per fortificare incredibilmente i muscoli. Forza, ora dirigiti verso l'arena. Quindi le mangiano anche loro. Avrei voluto vedere Avalug con i miei occhi, ma considerando quanto è pericoloso. Pazienza, tolgo il disturbo che mi sto congelando. Ah, ma lì c'è una fiammella. Devo prenderla, mi dispiace. Eccola qua. Presa. È un po' macchinoso con Breviary, con Sneasler. Bisogna solo farci un po' l'abitudine. Ok. Tocca arrampicarsi un altro po'. Insomma, qua di sui la gente piace arrampicarsi. Ah, non è proprio tanto ripido, tranne l'ultima parte.
Ah, devo buttarmi qua dentro, quindi. Oh, Avalug è questa montagna. È 30 metri. Non si sa mai. E così la fermezza con cui persegui i tuoi ideali ha avuto la meglio. O forse è il modo in cui vivi, come ti comporti, sia con le persone che con i Pokémon, ad averti garantito questo privilegio. Sia come sia, per placare Avalug ti serviranno delle sfere Zen realizzate con il ghiaccio perenne. So come si preparano, e con dei muscoli come i miei saranno pronte in un attimo, vedrai. Ed ecco a te. Procedi pure, se vuoi placare Avalug. Sappi che ti scaraventerà addosso enormi pezzi di ghiaccio, uno dopo l'altro. Dovrai avere la destrezza di schivarli tutti, se vuoi riuscire nel tuo intento. Io che cosa dovrei fare esattamente? Ah! Questo? No, dai, questa è la sfida? Cioè, questa è la sfida, scusami. Ah! No, stavo schivando, dai! Ma mi ha premuto dopo X, cioè Y voglio dire. Oh! Ma no! No, 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 dai, era troppo. Niente? Ma che fregatura. Per chi mi ha colpito, ok. Va bene, sì. Sono io che sono rimasto un po' troppo. Qui quindi è solo da schivare, in poche parole. C'è una tre fasi. E tocca schivare. No, solo questo, eh. Cioè, li fa in direzioni precise? Ok. Faccio poco, ma gli faccio. Bene, lottiamo ora. 56, non male. Quanto ti faccio male? Ah, si allontana, ok. Cioè, non è che questa battaglia sia brutta, però non è una sfida troppo difficile. Non è anche che potessi chiedere chissà cosa. No, cosa? Così tanto mi ha fatto male? Oh, cavoli. Ok, pensavo facesse un po' di meno. Ok, devo schivare questo attacco, se no mi fa fuori. Bene. Vai. No, via da qui. Lanciafiamme potente, vai.
Dai, ora! Sei arrabbiato per caso? Per la scienza. Oh cavoli, per la scienza un paio di palle. Ah no, devo stare attento, devo stare invece. Comunque per la scienza funziona. No, dai! C'è ancora il turno lui. Tecnica... vabbè, però. Aia. Va bene. Machamp, vai! Ok, dai, dai, che è fatta, lei che è fatta, lei che è fatta. No! Aiuto! La salute è un po' quello che è. Quindi sai com'è, no? Ok, qua giù non ci dovrebbe arrivare. No, infatti non ci arriva. Ma che fa? Spara qui dall'alto? Spara bene. Bene, 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 bene. Ok, ok, ok. No! Non mi ha rollato! Non mi ha rollato! Alzati! Non mi ha rollato! Ma dai! Ma che cavolo? Bene, stavolta ha rollato. Andiamo. Tuffa potente e finiamola qui, dai. Spero di riuscire a finirla. No, dai, come no? Mamma mia, perché a volte va, a volte no? Questo roll dannatissimo. Un po' in Pokémon, nei VGC la fortuna c'è, perché i big crit, il roll alto, il roll basso. Vai Typhlosion. Fatto, meno male, meno male, guarda. Meno male. Allora, la seconda volta la collera non l'ho ripristinata. Non ce la facevo. Dopo due volte praticamente... Non mi ha rollato. Non era giusto, secondo me, ripristinare la collera, dato che non mi ha rollato.
Dunque, devo leggere l'astragelo e l'astracielo. Le leggo prima di finire il video. Maestro, non si rattristi così, la prego. Cerca di capirmi. Non mi aspettavo certo che un ragazzino potesse placare un Pokémon grande e grosso come Avalug. Link è caduto dal cielo e sembra avere anche una forza sovrumana. Non sarà mica una specie di mostro. Non è affatto un mostro, ma è una persona gentile, pronta a rischiare la vita pur di placare la collera dei nostri re. Link. Il mio maestro ha a cuore il Team Perla e crede profondamente nel sommo sinnoh. Temeva che collaborando con il Team Diamante e con il Team Galassia la nostra fede nel sommo sinnoh avrebbe iniziato a vacillare. Ma le cose non possono restare sempre uguali. Perula. È stato Link a insegnarcelo. Con i Pokémon a proprio fianco non c'è ostacolo che non possa essere superato. Voglio impegnarmi ancora di più e far diventare il mio Glaceon sempre più forte. E voglio ampliare le mie vedute e aprire i miei orizzonti. Capisco, sei cambiata, Perula. Wow, Link, non deludi mai! Hai placato tutti i Pokémon regali. Scommetto che questo avrà qualche effetto sullo squarcio spazio-temporale. Io aspetterei a esultare Damon, anche se a dirla tutta sembrerebbe che lo squarcio si sia rimpicciolito almeno un po'. Lo spero bene. Speriamo che questa sia la volta buona e che da quel benedetto squarcio non escano altri misteriosi fulmini. Ma se anche dovesse succedere, grazie a Link possiamo stare sereni. Già, finché Link sarà dei nostri, potremo dormire sonni tranquilli. Sai, Perula, è vero che non crediamo nello stesso sommo sinnoh. Ma per quanto mi riguarda, voi del Team Perla siete dei tipi a posto. Beh, grazie per il mezzo complimento. Vabbè, perché mezzo non lo so. Beh, in ogni caso, ora che abbiamo placato il placabile, che ne dite di andare da Sorwan? Magari siamo fortunati e riusciamo a strappare un sorriso a quel suo faccione imbronciato. Ah, tecniche potenti viste, wow. Prima di concludere, però, in bellezza. Abbiamo l'astragelo e l'astracielo da leggere. L'essere originario racchiuse frammenti del proprio potere nella roccia e li pose nella terra. Ah, ok. L'essere originario emanò da sé due esseri, uno del tempo e uno dello spazio. Ma questa della terra racchiuse frammenti del proprio potere nella roccia e li pose nella terra. Per creare la regione di Hisui? Comunque torno a campo base e poi termino l'episodio. Sono al villaggio, ma prima di concludere voglio fare un'ultima cosa. Voglio andare a vedere se da qualche parte piove, perché voglio far evolvere Sliggoo in Goodra. Il livello 50 ci siamo, devo trovare un posto in cui piove. E spero che però non è questo. Sbaglio o c'è un po' di nebbia? In teoria la nebbia dovrebbe essere favorevole per Sliggoo. No? Sì, è favorevole. E facciamolo evolvere. Eccolo qua, Goodra. Allora, in teoria, la squadra, insomma, sta prendendo una piaga diversa da quella che volevo farle prendere. Non è male, anzi, mi piace molto la squadra così. Addirittura potrei avere un Garchomp, però già Goodra come drago. Garchomp, appunto, lo faccio evolvere da Gabite giusto per il Pokédex. Mi serve da portarlo a livelli alti. Potrei anche farlo in un secondo momento. Dato che ho fatto evolvere Sliggoo in Goodra, ho completato la sua pagina Pokédex e quindi posso tornarmene finalmente al villaggio Giubilo e concludere l'episodio. Livello analisi 9. Cosa? Vabbè, basta che sconfigo quello alfa e ci sono. Ok. Bene allora.
Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Leggende Pokémon Arceus. In descrizione trovate sempre il link per Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!